Ciao a tutti amici di ExtremeHardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione anche il nuovo Razer The Dadder Elite, versione 2016 del famosissimo The Dadder. È un mouse rivisto da Razer in alcuni particolari, partendo soprattutto dal sensore che adesso raggiunge i 16.000 dpi, un sensore ovviamente di tipo ottico. Partendo dalla confezione troviamo classico design, immagine illustrativa, modello del mouse e un adesivo che ci ricorda la dotazione del sistema Razer Chroma, quindi la retroilluminazione RGB anche per questo modello. Nel retro della confezione stessa ulteriori immagini illustrative e le caratteristiche riportate in diverse lingue. All'interno troveremo una specie di pack classico con i due stickers della Razer con effetto croma, i ringraziamenti della Razer e la Quick Start Guide. Infine troviamo il mouse, il Razer The Dadder Elite. Come vediamo, il design rimane sempre invariato proprio perché Razer è forte del successo dei precedenti modelli e quindi ha scelto di mantenere invariato anche il modello 2016. Partendo cioè analizzandolo da più vicino e partendo dalla parte superiore, troviamo una parte superiore in plastica con una finitura rugosa, quindi migliora sia il grip sul mouse stesso che dovrebbe ridurre anche la classica sudorazione. Nel dorso troviamo il logo della Razer che potremo determinare del colore che sceglieremo tramite il software di gestione. Nella parte avanzata troviamo due tasti che potremo assegnare allo switch dei DPI, come abbiamo detto fino a 16.000 DPI. A seguire uno scroll di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma. Due classici tasti principali dotati di switch Omron e come notiamo anche l'inconfondibile forma e tra virgolette scanalatura del mitico The Dadder. Spostandoci nel lato di sinistra, anche qui troviamo i classici due tasti che potremo assegnare a qualunque funzione noi vorremo. Hanno un ottimo feedback, più una piccola superficie gommata per appoggiarvi il pollice quando non utilizzeremo i tasti laterali. La forma è sempre invariata, le dimensioni anche, e la presa, tra virgolette, migliore è quella palm grip, ma possiamo riuscire anche una fingertip e eventualmente anche una claw grip, ma proprio come, tra virgolette, presa ibrida. Nel lato di sinistra troviamo una sorta di scanalatura e sempre una superficie gommata. Posizionando invece il mouse frontalmente, osserviamo sempre questo design molto caratteristico e che negli anni si è rivelato essere vincente per Razer e per i videogiocatori per quanto riguarda il comfort e la presa. Passando nel lato inferiore, troviamo i vari riferimenti. I due MOSFET che sono stati leggermente cambiati e rivisitati anche per questo modello, ed infine il sensore ottico che in questo caso è un 3398, una versione modificata come Logitech fa per i propri sensori e per la versione pubblica del 3360. È un sensore con possibilità di variare DPI fino a 16.000, variare il lift-off distance e qualunque altra caratteristica avremo a disposizione con il software di gestione Razer Synapse. Il cavo è il classico rivestito in treccia di tessuto. Il connettore USB non è placcato oro, anche se internamente troviamo una finitura di colore verde per rimanere a tema Razer. Con questo è davvero tutto, rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com come sempre. Un saluto allo staff.